Dopo Italia-Cile del 2012, stavolta sul lungomare di Napoli, l'Italia del tennis sfiderà la Gran Bretagna per contendersi l'accesso alla semifinale della Coppa Davis. È tutto pronto per costruire una nuova arena del tennis. Questa volta conterà ben 5.000 posti, barriere divisorie in cristallo, pannelli a specchio e molte altre innovazioni tecniche su cui si sta già lavorando. Uno scenario unico, quello della Rotonda Diaz, che ha battuto la concorrenza di molte altre città per ospitare gli azzurri. È una delle location più belle del mondo per giocare una partita di tennis. Un campo da tennis così vicino al mare, insomma, in una passeggiata così bella. Speriamo di fare un bel regalo agli spettatori, che speriamo siano numerosi, che ci vengono a sostenere, soprattutto un bel regalo al Tennis Club Napoli, all'amministrazione pubblica, a tutti quelli che si sono impegnati e che stanno facendo un grande sforzo per questa manifestazione. La bellezza di Napoli, il lungomare e la passione dei napoletani. È la nostra capacità organizzativa di tutte le istituzioni pubbliche e private di stare insieme, fare squadra e farsi trovare pronti al momento giusto e avere coraggio. Per organizzare l'appuntamento del 4, 5 e 6 aprile sono state impiegate risorse per 700.000 euro, tutte provenienti da fonti private, ed è già cominciata la prevendita. L'impianto sarà costruito e smontato in un mese, ma già si pensa anche a soluzioni per il futuro. Quindi troveremo il modo migliore per far sì che ci siano anche luoghi, ovviamente non permanenti, ma stagionali, in cui realizzare eventi sportivi, eventi teatrali, eventi musicali. L'arena a forma di ferro di cavallo sarà aperta sul mare ed accanto ci sarà il villaggio eventi. L'obiettivo sportivo non è facile, con gli inglesi gioca il numero 6 del ranking mondiale, Andy Murray, ma si parte alla pari per tornare in semifinale e sfidare la vincente tra Svizzera e Kazakistan. Appunto con gli inglesi è un impegno ancora più complicato e affascinante. Poi il luogo sarà ancora più bello, un impianto più di qualità, con più spettatori, arriviamo a 5.000 e ci dobbiamo far trovare pronti perché ormai Napoli ospita sempre di più eventi sportivi di alto livello.